E oggi si procede alla presentazione del libro di Gianni Calabretta. Ciao Gianni, allora siamo qui per appunto parlare di quest'opera. Partiamo dall'idea appunto di questo libro. L'idea è quella di mettere nero su bianco la storia urbanistica di Soverato, che è la storia, diciamo, della città fisica, come si è andata formando nel corso degli anni, dall'inizio, per la verità, per grandi salti, perché la documentazione che c'è risale, quella consultabile, diciamo, al 1873. Da lì in poi, prima si fanno delle congetture, ci sono stati degli studi, mi piace ricordare quello di Michele Repi Celentini su Soverato Vecchia, però mancava questo segmento di storia relativo agli ultimi anni, ecco, al dopoguerra soprattutto. Non è il primo libro sulla storia di Soverato, non sarà l'ultimo. Il tuo libro però dà un contributo, come dicevi tu, dal punto di vista urbanistico, oppure ci fa capire quelli che sono stati gli errori in questi anni della politica. Certo, ci sono stati tanti errori, però ci sono state tante azioni virtuose, perché Soverato, non tutti lo sanno, però ha dei parametri di tutto rispetto alle città italiane, non solo meridionali. C'ha 24 metri quadrati di verde per ogni abitante, la città media italiana ne ha solamente 9. C'ha 6 metri quadrati per abitante per parcheggi e la città media italiana ne ha 2. C'ha 6 istituti di scuola media superiore che nessun centro di 10.000 abitanti in Italia ha. Ha tante cose positive, poi ci sono pure le cose negative, gli errori che sono stati commessi. Nel libro mi soffermo molto sulla qualità del verde, sulla quantità del verde di cui disponiamo, di cui godiamo, che non è una cosa usuale. Ecco, dovremmo apprezzare e diciamo valorizzare le nostre cose migliori e superare le criticità che ci sono ancora oggi. Ci sono state edificazioni un po' caotiche in alcune zone della città, in altre invece si è provveduto con costruzioni ordinate. Ecco, bisogna secondo me andare avanti alla ricerca della città ideale, che non è un traguardo, è un divenire continuo. Il Soverato già, diciamo, che è a buon punto, ma deve migliorare intanto da questo punto di vista. Altrimenti che cosa facciamo? Dobbiamo migliorare la nostra città avendo consapevolezza delle cose positive che abbiamo e anche delle criticità che ci sono purtroppo.